Benvenuti in questo video, carissimi amici e amiche, e vi leggerò alcune considerazioni sull'importanza del trucco e di come esoterismo e trucco siano legati sin dall'antichità e come anche il trucco, truccarsi, sia un atto magico, un atto sovrannaturale che ci collega alle sfere superiori. La spiritualità, come sappiamo, ci insegna l'amore per noi stessi. È essenziale imparare a scegliere, come sempre dico nei miei video, tutto ciò che ci fa stare bene e tutto ciò che ci fa sentire meglio, che si tratti di make-up, che si tratti di rituali, che si tratti di tecniche esoteriche e quant'altro. Il termine cosmesi, se ci pensiamo bene, infatti, ha la stessa radice di cosmo. E il rito del trucco è l'arte magica di consacrare il corpo per portare la mente lontano, lontano dalle preoccupazioni quotidiane, e verso un mondo di bellezza divina, e verso un mondo di armonia, di ordine, di pace interiore e quindi di serenità e di creatività. E quando ci trucchiamo, infatti, cerchiamo di apparire magiche, di apparire soprannaturali, allo scopo di indurre chi ci guarda a rispettare il divino che è in noi. Coltivare la bellezza, quindi, significa difendere la bellezza del creato. E dunque, truccarci è un vero e proprio atto esoterico. In India, in alcuni templi risalenti al X secolo d.C., ve n'è uno di questi templi che si chiama, un attimo che prendo gli occhiali, perché da vicino non vedo, il Parsvanath Temple. Quindi, in questo tempio che è dedicato alla dea nera, a una dea nera in posizione yoga, questo tempio ha sul lato sud del muro esterno un bassorilievo. Ci sono bassorilievi, altorilievi, ha un altorilievo, ma anche, ripeto, dei bassorilievi dedicati appunto a questa divinità. E in particolare ve n'è uno di una donna che si trucca gli occhi e ai suoi piedi ha un aiutante che tiene con sé un cofanetto di bellezza al quale la dea attinge. La cura del corpo, quindi, era un rito che veniva eseguito nel tempio, perché il corpo, come il tempio, è uno spazio sacro da curare. In Egitto, la dea preposta al rituale del trucco presso gli antichi egizi, era Seshat. Seshat, che significa colei che scrive, perché noi in un certo senso scriviamo sul nostro corpo. E come signora della scrittura, lei era addetta all'archivio dei libri sacri e come dea del trucco, insegnava alle donne l'arte della divina seduzione, che è l'arte della sacra scrittura, ripeto, l'arte della sacra scrittura applicata al corpo umano. E in occasione delle feste religiose, e le sue sacerdotesse, truccate e con abiti cerimoniali, dipingevano anche il viso e le corna delle vacche sacre, pensate un po', che erano considerate una delle tante incarnazioni della grande dea madre. Nel mito greco, la prima a colorare di rosso le labbra fu Afrodite. In che modo, secondo voi, pensate? Fu Afrodite col succo di ciliegia, eh? Perché anche le antiche romane, pensate un po', coloravano le labbra col succo di ciliegia. I primi rossetti furono creati nel terzo millennio avanti Cristo in Mesopotamia, in Egitto e nella valle dell'Indo, mescolando il miele con la cera d'api e anche con pigmenti vegetali. Pigmenti vegetali, pigmenti minerali e pigmenti animali. Non bisognerebbe, adesso tutti i nuovi cosmetici sono privi di pigmenti animali, come sappiamo. Però all'epoca usavano anche quelli, ecco. Le sacerdotesse di Inanna, seguendo l'esempio della dea,
furono maestre nell'arte di truccarsi gli occhi. E negli inni religiosi dedicati alla dea Inanna, Inanna, potente dea sumera dell'amore e della fertilità, veniva descritta come la prima figlia della luna, che si truccava gli occhi con il nostro attuale kajal. Adesso il kajal si può trovare dappertutto. All'epoca aveva anche un fine curativo, ci sono dei tipi di kajal ancora oggi. Kajal o Kol, chiamatelo come volete, che hanno dei fini curativi. Quando penso a Kajal, chissà perché, io mi ricordo sempre del film Sandokan, bellissimo, Kabir Bedi, bellissimo, bellissimo anche adesso, e che appunto usava il Kajal. E ancora adesso in India lo usano sia gli uomini che le donne, anche per proteggersi dal sole. Ma andiamo avanti, scusate queste mie digressioni. Le prime sacerdotesse mesopotamiche diventarono protagoniste consapevoli così della relazione tra cosmo e cosmesi, elaborando quindi delle tecniche divinatorie e seduttive sempre più sofisticate. Adattarono infatti il calamo per incidere l'argilla a strumento per truccare gli occhi. Pensate un po'. Noi oggi abbiamo le matite o anche l'eyeliner col calamo, per fare la riga sopra l'occhio, E loro avevano questo calamo, e quindi incidevano l'argilla come strumento proprio per truccare gli occhi. E quindi, e non solo, ma con la scusa che serviva a proteggere gli occhi dal sole, che non è proprio una scusa, ma era proprio così. Quindi, con questa giustificazione, insegnarono anche agli uomini a usare il kajal, perché gli uomini all'epoca erano un po' più restii a truccarsi. Invece, io penso che al giorno d'oggi non è più così, per fortuna. Ma io penso che gli uomini curati siano più belli e più affascinanti. Io la penso così. E infatti adesso una buona fetta della cosmesi è destinata anche agli uomini, e secondo me va bene, è giustissimo così, perché sento che sempre più uomini, anche tra i miei follower, mi dicono che seguono i miei video di make-up sul canale Confidenze sul web, li ho spostati lì, qui parlo solo di esoterismo, oggi parlo di esoterismo e make-up, quindi ci sta in linea col canale, però ho voluto differenziare i due canali. E su Confidenze sul web, dove faccio i video di make-up, anche video di make-up, oltre ad altre tipologie, e degli uomini che mi seguono mi dicono che ascoltano i miei consigli e che usano anche loro alcuni prodotti che usiamo noi donne. Va benissimo. La regina Cleopatra truccava gli occhi, come sappiamo, scurendoli con del colle ottenuto da resine bruciate, oppure colorandoli con polvere di malachite. Una pietra dal colore verde e turchese, dal colore verde cangiante, che va anche sul turchese, quindi aveva la malachite questi riflessi, verde, ma li ha ancora oggi, quindi verde turchese, mettendo come base il colle. Io oggi ho fatto un trucco un po' diverso, come vedete, perché ho usato dei prodotti che mi hanno regalato gentilmente una grande azienda di Milano, numero uno perfetto, mi ha omaggiato di questi prodotti, grazie, grazie ancora. Quindi ho usato per gli occhi non più le solite tinte verde azzurro, ma ho usato questa palette, vedete, questa qui. Ho usato questo colore qui, questo colore qua e questo qui sulla parte superiore. Ecco. Ecco. Quindi cosa volevo dire? È come rossetto, vabbè, visto che ci siamo, volevo farvi vedere alla fine e continuare. Scusate, oggi, vabbè, questo video è un video particolare. Come rossetto, questo qui, vedete? Questo, vedete? Questo qua. Ecco. E poi usate ancora altri prodotti che, se volete vederli, andate su Confidenze sul web, dove pubblicherò un video praticamente col make-up completo, cioè faccio vedere come sono arrivata a ottenere questo effetto qui. Va bene, allora, andando avanti, vabbè, visto che ci siamo, faccio vedere anche questo qua, che è sarebbe un farda, ma io l'ho usato come fondotinta perché è eccezionale. È eccezionale. Vedete, l'ho usato come fondotinta, pur essendo un fard, perché si riesce a distribuirlo. Vado avanti, io
Sono persa per questi trucchi ultimamente, perché ne ho ricevuti tanti bellissimi, quindi sapete che dopo l'esoterismo l'altra mia passione è il make-up. Infatti avevo iniziato a fare video di make-up seguitissimi su questo canale. Poi ho pensato di dirottarli, ma è una parola che non mi piace, di spostarli invece su Confidenze sul web. Allora, quindi andiamo avanti. E quindi non so dove eravamo arrivati, ho perso il filo. Ah sì, stavo dicendo che dopo il col, la regina Cleopatra colorava gli occhi con polvere di malachite, una pietra dal colore verde turchese. La regina d'Egitto, inoltre, realizzava degli scrub con sabbie e argille, di cui la zona del Nilo era ricca. Volevo parlarvi anche di, vabbè, facciamo questo salto temporale piuttosto esteso, per non fare un video lunghissimo, anche del regno dei Tudor sotto la regina Elisabetta I. La regina Elisabetta I della casata dei Tudor apprezzava molto l'arte cosmetica e iniziò il look del trend pallidissimo, dalla pelle di porcellana, che rimase popolare sino al 1800. Per schiarire la pelle veniva utilizzata la biacca, cioè il carbonato di piombo. Oggi parlo della regina Elisabetta I e oggi è il 10 settembre, non so quando pubblicherò questo video, forse stasera stessa, e ieri è morta la regina Elisabetta e quindi niente, non so perché vi sto adesso a parlare di questo. E poi la monarchia può piacere o meno, però era un'icona di stile, insomma, come estetica, veramente un'icona di stile e di grande classe. E va bene, andiamo avanti. Quindi stavo dicendo che la regina della casata dei Tudor, Elisabetta I d'Inghilterra, iniziò il trend del look pallidissimo che poi rimase sino al 1800, utilizzava la biacca. La biacca, che poi è un prodotto, la biacca che è usato in grande quantità è tossico, poi se ne accorsero, infatti lo sostituirono con altri, come dire, altri componenti. E all'epoca dei Tudor si truccavano anche gli uomini, eh? Quindi adesso vorrei parlarvi, siamo già a 12 minuti, per fare proprio una sintesi veloce, del XVIII secolo, dove la regina Maria Antonietta amava il rouge. Il rouge era un prodotto combinato di cere e carminio, derivato dalle cocciniglie, che veniva applicato sia sulle labbra, veniva applicato sia sulle labbra che sulle gote. E poi nel Novecento, come sappiamo, le grandi dive di Hollywood, le grandi icone di Hollywood, Audrey Hepburn, la mia preferita, Marilyn Monroe e tante altre, avevano ognuna un look, ma anche Lauren Bacall mi piace molto. Lauren Bacall, sui bellissimi film con Humphrey Bogart, che io ho visto tutti. Adoro Hollywood, la Hollywood degli anni 50, non c'entra niente con l'esoterismo, però davvero sempre Deborah Kerr. Adoro queste icone di stile che tra l'altro si differenziavano l'una dall'altra, perché io penso che anche essere tutte uguali, essere tutte uguali anche come stile, come make-up non va bene, perché ogni donna deve avere la sua specificità e quindi deve scoprire lei stessa, anche giocare un po' col make-up. Per essere anche unica, autentica, sì, ispirarsi naturalmente, per carità, alle grandi icone di stile, anche oggi alle grandi influencer che ci sono, però trovare il proprio stile e i propri colori, perché ogni donna è unica come fattezze fisiche, ed è giusto che il trucco si adegui in pieno alla sua, personalità. Un'altra che adoro tantissimo è Vivien Leigh, che utilizzava anche lei il rouge, pensate un po', sia per le guance che per dipingere le labbra, per non parlare poi di Greta Garbo, vabbè, adesso non la finisco più, che prediligeva colori e toni un po' diversi dalle altre. Greta Garbo è stata un po' innovatrice nel make-up, aveva colori e toni diversi per mettere in risalto la sua bellezza. E poi la nostra diva italiana,
Sofia Loren, che era bellissima anche senza trucco, poi col trucco esaltava la sua grande bellezza. E lei usava dei rossetti dal sottotono bronzo oppure albicocca, perché a lei stavano bene quelli, e così esaltava il suo incarnato. E l'utilizzo del colore, quindi, è stato sempre alla fine. L'utilizzo del colore, l'utilizzo del make-up è stato sempre un rituale che dai tempi antichi, come abbiamo visto, dai tempi antichi della nostra storia, arriva fino ai giorni nostri. Quindi il make-up è cultura. Cultura ed è anche esoterismo ed è magia. Carissimi, vi saluto, spero abbiate gradito questo video un po' diverso dagli altri e baci a tutti, a presto dalla vostra Patti.